Inbox è un progetto che ci sta molto a cuore perché siamo stati tra i primi a muoverci su questo network che consente appunto di valorizzare al meglio la creatività, in particolare della scena emergente, anche marchigiana. Siamo arrivati a 48 partner da tutta Italia e la cosa interessante è che il progetto non è solo un premio, ma il premio è una cosa importante, soprattutto la cosa più desiderata dagli artisti, cioè la visibilità. Quest'anno saranno 55 le repliche a disposizione perché appunto i partner premiano gli spettacoli selezionati offrendo un'ospitalità e quindi mettendoli a contatto col pubblico. Ci è sembrata da subito questa bella idea che è nata in Toscana ad opera di alcuni importanti operatori di quella regione, ci è sembrata subito molto adatta per portare fuori il meglio del teatro di casa nostra e anche ospitare il meglio di quello che accade appunto nelle altre regioni. Un progetto a cui teniamo molto da sempre, ancora di più in questa situazione, perché è una situazione di chiusura anche dei teatri, di forte limitazione non solo delle proposte della scena, ma anche del lavoro di chi lavora per la scena. In questo momento si trova costretto a star fermo e in particolare gli artisti a cui è dedicato sono quelli più fragili, i giovani, gli emergenti. Quindi con un'energia ancora più forte partecipiamo quest'anno. Sicuramente saranno tanti gli artisti marchigiani perché è incredibile quanta creatività stia venendo fuori anche in questa circostanza. Quindi ci prepariamo ancora di più nel momento in cui i teatri saranno attivi e ormai crediamo che manchi davvero poco a poter offrire una visibilità forte e importante, una finestra aperta sulla scena nazionale e non solo per gli artisti di casa nostra.